Tutti benvenuti in un nuovo video haul. Ma prima di incominciare, sigla. Benvenuti in un nuovo video haul. Faccio il video haul con voi perché avevo accumulato qualcosina da AliExpress di arrivi. Esattamente siamo a 4 arrivi da AliExpress. Ve li volevo fare vedere. Uno in particolar modo mi era arrivato al corso d'unghie, ma non essendomi arrivato altro, ho deciso di aspettare e poi di farvelo vedere dopo. Nel frattempo l'ho già utilizzato. Ma intanto mi bevo un caffè, perché le cose saranno tante, nel senso non sono compulsive, nel senso non sono tantissime, però sono un bel numero. Quindi ho sorseggiato il caffè con voi e inizio dalle cose più carine per unghie. Innanzitutto questo gel chrome specchiato color oro rosa della Rosalind. L'ho voluto prendere per fare appunto una prova. In verità c'è poco prodotto, come in tanti altre polveri effetto specchio che ho avuto occasione io di testare. Però in compenso l'ho pagata veramente poco, tipo sugli 80 centesimi, non ricordo, comunque veramente veramente poco. Altrettanto poco ho pagato, penso su un euro, questo kit da scaglie appunto di Swarovski, che non potete vedere perché ovviamente sono tanto luminose che accecano. E ve le faccio vedere proprio dal vivo. Sono queste, con questi riflessi, ecco, così potete vedere, che utilizzerò per una mia manicure. Ripeto, facendo solo le unghie su di me, appunto previo corsi, perché questo ha delle scaglie veramente interessanti fra il rosa e il verde, e poi finiamo un altro. Sono tutti con l'effetto boreale, sono bellissimi, mi sono arrivati proprio ora e li volevo far vedere. Questi sono perfetti su una soltanto su un'unghia, oppure se volete fare col pennellino, mettete un po' di gel nel pennello e volete fare l'effetto zucchero soltanto per esempio su un disegno a cuore, una cosa del genere. Io in particolar modo le volevo mettere soltanto su un'unghia per il mio anniversario di matrimonio, quindi volevo fare un'unghia particolarissima e poi tutto il resto nude elegante come mio consueto. E quindi l'occasione mi ha portato a comprare questo kit, che non mi ricordo se è costato un euro o 2 euro, comunque 1,90 euro. In ogni caso è costato molto poco e sono, come potete vedere, sono ben sigillati, e uno è rosa, uno è verde e uno è sull'azzurro, quindi hanno questi riflessi. Sono dei bellissimi arrivi per le unghie, li aspettavo e finalmente sono arrivati. Andiamo a vedere un'altra cosa da AliExpress, di cui vi spiego un po' l'antefatto. Come ben sapete, la palette che avevo ordinato, simile alla Mercury Retrograde di Huda Beauty, era andata dispersa in dogana. Non sapevo se l'avrebbero sbloccata,
Sinceramente non avevo voglia di pagare i soldi della dogana per una palette che per giunta, considerati i prezzi di AliExpress, mi era costata anche 10-11 euro. Quindi ho detto la riordino di un altro marchio più sicuro e ho riordinato la palette della Beauty Glaze della Mysterious che finalmente mi è arrivata. E vi dico, mi è veramente piaciuta. Mi è piaciuta forse anche di più della palette precedente, perché la palette precedente si vede che comunque sono trucchi non tanto di qualità, ma vi faccio vedere gli swatch. Guardate questo verde, guardate questo azzurro, l'azzurro ce lo indosso anche adesso. Sono colori cremosissimi, vi dico, cremosissimi. Si stendono benissimo. Sulla palpebra potete fare un trucco nude e avete anche un bellissimo color bronzo che è meraviglioso e ha all'interno delle pagliucce particolarissime, come potete ben vedere. Abbiamo un oro meno bronzato, un vero e proprio oro, anche quello ha meno scagliette dell'altro e avete un vero color arancio. Insomma, potete virare dal nude ai colori più particolari. C'è questo rosa che è poi meraviglioso. Sono tutti dei topper eccezionali con effetto duochrome e secondo me è la migliore riproduzione che abbia mai visto della Mercury Retrograde. Come potete vedere, l'unico, tra virgolette, aspettate, l'unico colore che posso dire va lavorato meglio è questo bianco con perlescenze dorate. Questo bianco con perlescenze dorate è meraviglioso, può essere utilizzato all'interno dell'occhio, è bellissimo, può essere anche utilizzato come illuminante. La presenza dei marroni rende la palette tra virgolette completa, ovvero potete anche appunto fare le sopracciglia attraverso gli ombretti, quindi è una palette perfetta per la primavera. Mi è piaciuta tantissimo, non mi ha fatto assolutamente pentire di non aver comprato la originale Mercury Retrograde. Questo cartone l'ho trovato molto molto solido, molto più solido appunto della custodia di plastica in cui mi era arrivata la precedente imitazione di Mercury Retrograde che regalerò volentieri. E quindi sono rimasta ultra ultra soddisfatta dell'acquisto. È risultata una palette migliore rispetto alla precedente. Ma andiamo a vedere. Ma andiamo a vedere un arrivo che è veramente stato uno dei migliori acquisti della mia vita. Perché? Come ben sapete, facendomi le unghie da sole ho bisogno assolutamente di sterilizzare, in assoluto di sterilizzare proprio gli strumenti per il lavoro su me stessa. E quindi avevo adottato la tecnica di sterilizzazione a freddo, ma per completare la sterilizzazione ho deciso di prendere una cosa che avevo visto su AliExpress al prezzo di 18,90 euro. Vi presento il mio sterilizzatore a luci LED. È un attrezzo per la disinfezione. Dopo la sterilizzazione a freddo, tieni gli strumenti qui, accendi la luce e prolunga i tempi di sterilizzazione. Viene venduto, a me è arrivato imballatissimo e perfetto, con questo cavo che io attacco proprio alla lampada stella della mia postazione unghie. Quindi mai acquisto è stato più felice. E andiamo a farvi vedere invece due acquisti che ho fatto da Gennaro Gruppo M. Non ve li avevo fatti vedere e ve li voglio far vedere ora. Da Gennaro Gruppo M ho preso per la primavera, perché già iniziamo dagli acquisti primaverili, questa bellissima camicetta color turchese con questi fiori, elegantissima, raffinata. E le spalle sono un po' più in trasparenza perché, come vedete, qui è foderata.
Però se appunto le spalle si può pure fare con una giacca sopra un po' più pesantina per la primavera e una camicia perfetta. Mi è piaciuta così tanto che quando l'avevo vista anche in un tono un po' corallo, un po' mattone, ma purtroppo era finita praticamente nell'immediato. E che è successo? Gennaro mi ha fatto trovare la camicia, è riuscita a riprenderla anche di quel colore. E appena l'ho vista ho detto mia, e lui ha risposto l'avevo presa per te. Quindi l'ho presa pure di questo bellissimo colore. Quindi ho fatto i miei acquisti per la primavera, messa con un jeans, con una sneakers elegante o comunque con una scarpa primaverile abbastanza casual ma elegante al contempo, io li trovo un'abbinata eccezionale, soprattutto considerate che ci metterò appunto delle collane abbastanza, tra virgolette, un po' più grossine proprio per fare effetto. E io ho già visto tutto l'outfit, quindi mi piace già tantissimo. E niente, ragazzi, non ho da farvi vedere altro. Però di questi acquisti sono assolutamente ultra, ultra, ultra contenta. In verità volevo aspettare ulteriormente perché aspettavo altri due pacchetti, ma ho deciso di andare avanti perché proprio per il problema che abbiamo avuto dalla Cina, questi pacchi sono sicuramente bloccati. Per ora gli arrivi sono bloccati, quindi ho voluto farvi vedere queste cose e non andare oltre. Lo so, mi direte che è rischioso comprare da siti del genere, soprattutto in un'epoca come questa, ma io l'ordine l'avevo fatto quando ancora non si sapeva del coronavirus, quindi sono arrivati ora e ve li ho fatti vedere. Quindi io sono, tra virgolette, innocentissima, innocentessima, come si dice in siciliano. Riguardo a tutta questa storia del coronavirus, non sono un incosciente, ovviamente non ho più ordinato da quando si è saputa questa cosa. Queste cose le ho trovate molto utili. Gli acquisti di Gennaro sempre bellissimi perché lui ha dei tocchi raffinati veramente a un ottimo prezzo. Vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, like, iscrivetevi e non dimenticatevi di starmi bene.